Sicuramente la partita domani sotto l'aspetto motivazionale si prepara in un altro modo, si prepara già una motivazione in più incontrare comunque la prima in classifica, sappiamo che è una squadra fortissima, è una squadra che è scesa dalla Serie A, sono quasi tutti gli stessi giocatori con secondo me un ottimo allenatore. A me piace tantissimo Marino, quindi squadra preparata, una squadra che gioca bene a calcio, ci sono giocatori importanti, insomma, che possono cambiare il volto della partita in qualsiasi momento. E noi dobbiamo essere cattivi e concentrati come abbiamo fatto l'ultima partita, perché da lì dobbiamo partire, dobbiamo andare lì senza aver paura assolutamente, anche se sarà sicuramente una partita molto, ma molto difficile. Però credo che noi, sotto l'aspetto della mentalità del gioco, abbiamo fatto dei passi avanti e quindi dobbiamo andare lì consapevoli di fare un'ottima prestazione, perché sempre da lì continuo a dire che arriveranno dei risultati importanti. Sappiamo già, è una partita molto dura, sarà una battaglia fino alla fine, ma dobbiamo affrontarla a viso aperto, perché pensare ad andare lì e fare barricate, secondo me facciamo delle brutte figure. Quindi assolutamente no, andiamo lì per vincere la partita, senza nessun tipo di paura, chiaramente senza essere presuntuosi, perché andare lì da presuntuosi pensando di aver vinto 3-0 con l'Entella, pensare di poter vincere 3-0 contro il Frosinone è da presuntuosi. Mostro ieri che non ci siamo. È stato un grande lavoro dello staff medico che è riuscito a metterlo in buone condizioni per la partita di domani. Quindi tante volte dobbiamo dare anche dei meriti al nostro staff che lavora sempre in modo di altissima qualità proprio. Quindi in questo momento qui l'hanno recuperato in modo importante per noi, perché Palombi in questo momento ci permette di andare avanti sui nostri concetti, sul nostro modulo e dare continuità alle cose che stiamo facendo. Sia per i rinnovi che sia nel discorso Falletti-Avenatti, stiamo continuamente parlando con i procuratori, con gli agenti, e quindi cercheremo di arrivare prima dell'apertura del mercato, di avere delle certezze per quanto riguarda loro due. Le parti sembrano un po' lontane, mister. Per quanto riguarda, adesso arrivo. Quanto riguarda i rinnovi, io ho già delle idee, loro lo sanno, ci ho già parlato, quindi loro possono stare tranquilli. Se ci sono io qui, e probabilmente ci sarò, i vari Zanon, Coppola, Aresti e tanti altri, io lo posso dire ufficialmente, vorrei rinnovarli, assolutamente sì. Infatti sono stati sempre lontani, se no Sì, a sarebbe posto. fatto già un mese fa. È chiaro che loro, cioè, avevano altre idee prima che arrivassi io, insomma. Io adesso sto cercando di forzare la mano per cercare di convincere che qui c'è un progetto serio, che questa società vuole fare le cose fatte bene, in un certo modo. Quindi se loro hanno fiducia in me, hanno fiducia nella società, allora si può arrivare a un lieto fine. Se no poi a giugno, se non a gennaio, si vedrà.